Per me il Ponte Morandi significa molto di più di quello che significa per voi. Per me è come gli Osanna dati a Gesù su un asino quando entrò a Gerusalemme. Voi, sì, voi disegnate questa introduzione al mio successo con i vostri click. Ma Morandi crollato è per me il vero segno di un nascosto "and I more", che significa "è io di più, ma anche io muoio". Vado su quest'asino, sì, quello che vedete qui con gli occhi chiusi, verso il mio di definitivo, vi dimostro con i numeri quello che vi sto affermando e che può sembrarvi paradossale. Se solo avete la pazienza di continuare a seguire, ve ne accorgete. Se non avete, che devo dirvi? Pazienza. Qui vi propongo il resoconto di quelli che sono stati i click da quando io, il 13/6 del 2010, ho iniziato a pubblicare video su YouTube, sul mio canale. Vedete in basso il grafico che per una serie di anni fino al 12/7 del 2018, ossia fino a quando non ho cominciato a raccontare di ciò che è successo al Ponte Morandi, ecco, all'improvviso io sono passato il 31/8 del 2018 a 7.912 visioni al giorno. E questo va, continua da circa 10 giorni. Ebbene, effetto Morandi, more and I, più e io crollato in fase di ricrescita. Lo riferisce chiaramente alla mia situazione determinata da voi, dai vostri click. Vedete, in 30 anni Dio preparò l'esplosione del mio successo. Quando ebbi 30 anni, all'improvviso, vinsi concorsi, superai ostacoli inimmaginabili. Allora io scelsi Gesù a mio ponte celeste e a 50 anni fu il mio calvario e crollai. Io feci esattamente come consigliava Gesù: perdi la tua vita se vuoi salvarla, e la persi. Fui costretto a chiedere il mio fallimento al Tribunale di Milano perché avevo costruito un'azienda che aiutasse il prossimo e fui così attento ad aiutarlo senza aiutare me che tutto quello che avevo lo profusi fino a chiedere il mio fallimento per non restare un soggetto che avrebbe reso difficoltoso l'esistere delle aziende. Chi è in una condizione precaria è giusto che si tolga di mezzo. E io scelsi il mio fallimento, lo chiesi io al Tribunale di Milano. Ciò accade nel 1988.
questo anno, il 18, è 30 anni dopo. Ebbene, dopo quel mio calvario, nei 30 anni dopo, Dio ha preparato la mia seconda esplosione, poggiandola proprio su un reale ponte, quello del Morandi crollato. Eccovela questa esplosione. Sta nei vostri click. Negli 8 anni, dal 2010 al 2018, c'è molto, molto più. More. And I. E ci sono io. Io che, nonostante il mio crollo, eccomi, rimesso in piedi per crollare di nuovo. Infatti, questo è il segno che io, che volli pormi come un ponte verso il cielo quando decisi di seguire Gesù, io muoio, muore nel 2025, proprio dato da quella che è la visualizzazione che vedete nel 31.8 del 18 di 7.912 click. 7.912 click diviso 3,9 uguale anno 2025. Ma che cos'è questo 3,9 per cui bisogna dividere il successo che ho io oggi, io asino su cui cammina qualcuno di cui io non sono degno di legare i sandali? Cosa è questo 39? 39 decimi, cioè 3,9, è una velocità, 39 riferita al ciclo 10, è una velocità in cui il percorso da 1, nato nel 38, perché 39 è il 38, Genesi 38, di uno che nasce nel 38 e che avanza interamente, ossia di 1. Ma questo 38 ora avanza in 10 più 30, ossia nell'unità 10, compresa la trinità del 10, laddove Dio opera con il 10, a immagine e somiglianza di se stesso. Quindi, nel 40, quando c'è 1, questo 1 che occupa una unità del 40 si muove interamente di 39 e si muove nell'unità decima del ciclo 10. Quindi proprio è il moto unitario. Ora vedete, questa divisione non è perfetta, non è precisa. Infatti, quando andiamo a moltiplicare 3,9 per gli anni che esistono nel 2025, viene fuori un numero che non è 7.912, ma è 7.897,5, che diventa tutta la visualizzazione se c'è more, se c'è di più, che cosa? Esattamente 145 decimi, laddove, vedete, il valore alfa numerico del mio nome, quando si va a mettere i numeri al posto delle cifre dalla A alla Z, allora romano diventa 16 più 13 più 11 più 1 più 12 più 13, diventa 66, pura energia. Antonio diventa 1 più 12 più 18 più 13 più 12, more 9, more 0. E 78, ossia Antonio, più 66 uguale romano, è 144. Ma qui è nel tempo di 1, perché questo romano Antonio
deve avanzare totalmente di 1 e diventa 144 più 1, diventa 145, sempre nel tempo decimo dell'unità posta 10. Per cui, come vedete, qui configurato in un modo che è perfetto, quella che è stata la conclusione del mese di agosto, nel 31 di agosto del 18, in cui c'è stato questo mese straordinario, in cui è crollato il Ponte Morandi, con tutto quel vespaio di polemiche, di giudizi e di cose che si sono affiancate. Ecco, vedete, esattamente c'è prevista, proprio in relazione a questo successo, il mio successo, perché quando mi capiterà di andare finalmente in cielo, sarà allora che il mio ponte celeste mi porta proprio in cielo. Voi avete fatto l'esperienza che vi offrite a Gesù e non vi sembra accadere niente. Invece a me è successo che quando io mi offrii a Gesù, egli l'accettò al punto che di me e di tutti gli estremi, sia miei sia dei miei congiunti, è scritto in Bibbia. E se avete pazienza ve lo dimostro. Vedete, in Genesi 25 e Genesi 38 della Sacra Bibbia ci sono tutti questi estremi, sia miei sia della mia famiglia. Sembra incredibile, ma è vero. Di che estremi stiamo parlando? Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo ha un valore nominale, ossia sono estremi linguistici che hanno un valore alfabetico che, tradotto in numeri, sono 66 in romano, insomma 381 in tutti e sei i nomi. Questi sono il nome. Nato 25-1-38, estremi della data di nascita, da Luigi Amodeo e Baratta Mariannina. Sposato a Giancarla Scaglioni, fu Mario e Giuseppina, come i genitori di Gesù, ma a rovescio, perché Giancarla Scaglioni, Gesù, iniziali di Gesù, è nata 1-11, sosia di Gesù, nata nel giorno di tutti i santi. Mio codice fiscale, MDA RNN 38A25 Domodossola 527 Imola. Vediamo, leggiamo, vi leggo io se voi fate fatica a leggere. Genesi 25 e 38 sono due distinti capitoli del libro primo della Bibbia, scritti come in un'unica fila nei sette versetti. 24, 25, 26 sono sul 25 e 27, 28, 29 e 30 sono sul 38. Cominciano nello stesso modo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Questo è scritto in Genesi 25. Il primo di Genesi 38 dice: quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli. 25 del capitolo 25. Uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando
essi nacquero, e così termina il 26. La storia ricomincia con il 27, quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli. Durante il parto, uno di essi mise fuori una mano e la lavatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: "Questi è uscito per primo". Ma quando questi ritirò la mano, ecco, uscì suo fratello. Allora essa disse: "Come ti sei aperta una breccia?" E lo si chiamò Perez. Perez, vedete, è l'antenato da cui verrà fuori Gesù. Non era quello con la mano con intorno il filo scarlatto. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e lo si chiamò Zerach. Andiamo avanti a leggere. La mia Genesi è nel mese primo, giorno 25 e anno 38. Quella di Gesù è in 1:25, l'ultimo mese nel giorno 25. Ma accade, come detto dal Signore, proprio perché nel brano 25 ci sarà il secondo nato che riuscirà a mettersi davanti al primo, e quindi il valore che era ultimo, il 12, diventa 1, diventa gennaio 25. Accade realmente quando a Roma si celebrano la festa del sole senza sconfitte, il 25 di dicembre, e nel terzo secolo d.C. un papa decide che quello è il segno divino del Gesù nato come il sole senza sconfitte, perché Gesù non ha avuto la sconfitta della morte. E quindi il 25 gennaio doveva essere celebrato Gesù. Così la fede del popolo romano serve al Natale del figlio di Dio. Quando la madre era andata dal Signore a dire: "Perché c'ho questo dolore nel seno?", il Signore le aveva detto: "In te ci sono due grandi popoli, il maggiore sarà più forte del minore". Il maggiore è il popolo romano, il minore è il popolo di Israele, ma il maggiore, il popolo maggiore, il romano, servirà il minore. Infatti, proprio la fede del popolo maggiore, il romano, serve a definire il Natale del Messia del popolo minore. Quindi la storia conferma che quello che il Signore disse a Rebecca è vero. Proprio il popolo romano fece tutto questo, e guarda un po', in questo capitolo si parla di una mano che tiene il calcagno del primo nel tentativo di tirarlo indietro per mettersi davanti. Genesi 38 rivela che questa mano stavolta nasce per prima e il secondo, che era ancora nel grembo materno, riesce a tirare nuovamente nel grembo materno quella mano. Però la mano ha avuto un filo scarlatto posto attorno ad essa. Ora vediamo perché ci sono tutti quanti gli estremi. Vediamoli. Io li ho contati qua, ce ne sono 11, vediamo quali sono. Primo, 1:25 e 1:38, ossia Bibbia libro 1 capitolo 25 e libro 1 capitolo 38. Giacobbe nel capitolo 25 e Giuda nel capitolo 38 uniscono gli estremi
di Luigi Amodeo, mio padre, sono gli estremi congiunti, sposi della sposa, congiunti, proprio come estremi. Luigi Amodeo nei due estremi congiunti è già e sono già le prime tre lettere di Giacobbe e le prime due e l'ultima gli estremi di Giuda. Quindi gli estremi di mio padre, Luigi Amodeo, ci sono sia in Giacobbe sia in Giuda. Punto 2. Genesi 25. C'è una madre dei due gemelli, che si chiamano Esaù, che vale 42 in valore nominale, e Giacobbe, che vale egli pure 42, nonostante che abbia il doppio delle cifre. Ebbene, i due 42 che sono nel grembo della madre, 42 più 42 sono 84. Gli estremi di G più Esù danno il nome Gesù, che vale 48, mentre 84, che è il suo essere trasceso nella lettura inversa, trascende proprio il valore numerico del nome Mariannina uguale 84, che è il nome di mia madre. E chi ha proprio in se stesso quei due 42. Quindi, come vedete, in Genesi 25 c'è esattamente la mamma, proprio nel grembo suo ci sono i due 42. Punto terzo, Genesi 38. Mentre in Genesi 25 il valore della mamma è dato dal numero del nome, nel Genesi 38 è dato proprio dalle lettere di Baratta Mariannina, che ha gli estremi congiunti Tamar, che sono proprio quelli di Tamar, la sposa di chi? La sposa di Er, che ha amato Er, ma Er è morto. Dopo di Er è venuto come suo marito Onan. Lei ha avuto due congiunti, Er e Onan, e se sono congiunti Er e Onan, sono Ro. Quindi Tamar è la sposa e ha i due congiunti morti che sono Ro. Quando nasce la mano, nasce proprio ed è assegnata al marito congiunto di Tamar, che essendo due sono Ro mano ed è la di Ro mano mano. Dunque, come vedete, Baratta Mariannina in Tamar è proprio il valore preciso esatto degli estremi congiunti di Baratta Mariannina. Voi dite, ma tu una volta metti prima il nome e il cognome, una volta fai il contrario, e non è giusto. Ma amici, Luigi è uomo, l'altra è una donna, è la donna che perde il cognome, è la donna subordinata, è diversa rispetto all'uomo. Di conseguenza, il primo cognome Baratta è quello perso che viene messo davanti, a differenza del primo che conserva il suo cognome. E rimane Luigi Amodeo, cui segue poi Mariannina, che perde il suo nome Baratta, e in Baratta Mariannina è esattamente Tamar. Punto 4, Genesi 25. Giancarla, mia moglie, è già cobbe gli stessi tre primi estremi, ma il quinto rivela che in Genesi 38 c'è un filo scarlatto che viene messo come un segno di legame di matrimonio attorno alla mano, alla di Romano. E Giancarla è la sposa, la congiunta di Romano.
Giancarla, come si vedete, è in Scarla, c'è l'atto nuziale con Carla Scaglioni, e che con la Bibbia 1:25 che abbiamo visto prima, che ha determinato prima il nome già, completa in Genesi 38 e in Genesi 25 il nome intero di Giancarla Scaglioni. Punto 6, 1:38. Il primo nome romano viene dalla mano del primo nato, nata da sola, e assegnata a Ro, gli estremi congiunti di Er e Onan, di cui Tamar è vedova. Punto 7, Genesi 38. La di Romano ha le cinque dita dei cinque nomi Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, il cui totale è 1+333, che è un valore lampante di unità nella trinità delle tre cifre di tre. Punto 8, Genesi 38. Questi cinque nomi, come le cinque dita, sommato al cognome, come chi le tiene insieme tutte unite in un solo cognome, sommate a 48, porta al totale che è il 381. Ma poiché in Bibbia è scritto che il primo è andato in fondo, ma invece era il primo, 381, quando il primo che è posto in fondo viene posto per primo, diventa 138 e diventa e conferma Genesi 38 con tutti e sei i nomi. Quindi in tutti e sei i nomi nel contenuto numerico c'è proprio la conferma che sono tutti e cinque i nomi come le cinque dita più il cognome. Punto 9, 1:38. Nello stesso 334 sta il 381, quando è 300 più non 34 ma 3 elevato a 4. 10, 1:38. Romano uguale 66 sottratto al Dio uno e trino nel 100, ossia al 400, vale proprio quanto tutti i sei nomi messi insieme, perché 400 meno 66 fa 334, ossia fa come tutti e cinque i nomi, solo i nomi, senza il cognome. Vedete? 11, 1:38, perfino tutto il mio codice fiscale è dichiarato. Il cognome MDA, in questo preciso ordine, in ebraico, M, Dalet e Aleph, è il nome ebraico esatto di Adamo, letto da destra verso sinistra. Quindi Amodeo, ADM, è Adamo. RNN, da Romano, Antonio, Anna, le prime consonanti, è RNN, che sono tutte le consonanti che ci sono e in ordine perfetto, in R e Onan, che sono i due i cui estremi sono Ro. 38 a 25 sono i capitoli 38 e 25 del libro A di Bibbia. D, infine, l'ultimo gruppo di cinque lettere, sono gli estremi D e I, che sono gli estremi D, proprio D, gli estremi D, 52. Cos'è 52? È tutto il gruppo di sette giorni che esistono in un anno, i sette giorni che vengono dopo il 52, vedete? Sette volte 52 è un anno. 52 è una coppia di Dio. Dio vale 26. 52 è 26 più 26,
26 è il valore alfabetico in italiano numerico di Dio, 26 è il valore del tetragramma ebraico di Yahweh. Quindi il 52 è il Dio Yahweh, creatore in sette giorni. Quindi sono gli estremi del Dio Yahweh, creatore in sette giorni. Come vedete, in Genesi 25 e in Genesi 38 della Sacra Bibbia ci sono tutti gli estremi, sia miei, sia della mia famiglia. Sembra incredibile, ma, amici miei, è proprio vero. Chi si offre al Signore con tanta sincerità e con tanta verità del suo cuore è così stato accettato che di lui Bibbia ha fatto addirittura il gemello di Gesù.